benvenuto anche Roberto Quaglia qui al nostro tavolino rotondo. Siamo tutti. Il tavolino rotondo è al completo degli intervenuti. E di cosa si tratterà oggi? Di un problema grosso, secondo me, il nostro tavolino rotondo. Oggi parliamo della abitudine di chi si stampa fantascienza di sbagliare clamorosamente l'etichetta dei loro libri, cioè un libro con contenuti che possono essere filosofici, comunque di estrapolazione, frutto dell'intelletto, vengono venduti al pubblico con immagini appartenenti a una tradizione che appartiene agli anni 30 del peggior pulp americano, cioè praticamente immagini di astronavi, di robot tutti d'acciaio, luccicante. E diciamo il peggiore immaginario popolare. Il peggiore immaginario popolare. Anzi, nazional popolare. Nazional popolare, internazional popolare. Mondial popolare. Mondial popolare. E questo nuoce decisamente alla fantascienza. Questo nuoce completamente alla fantascienza, perché è come se su una confezione di marmellata, no? Anziché metterci i buoni frutti che ci sono dentro, tu ci mettessi, non lo so, dei mostri alati. Cioè il concetto è quello, l'attinenza. Il contenuto risente del contenitore. Esatto. Ma io mi allaccio un attimo all'intervento che mi ha preceduto. Sì, qui gli mostri sono tra noi. Mi allaccio un attimo all'intervento di chi mi ha preceduto per dire che secondo me il processo è quasi irreversibile se non si fa qualcosa di grosso. Io ho preso un po' di note così mentre pensavo di venire qui a questo tavolino rotondo, no? E già i nomi, no? In americano, in inglese, science fiction, cosa vuol dire tutto sommato? Imitazione della scienza, quasi falsificazione della scienza, finzione della scienza. Quindi una scienza non vera, una scienza quasi da una paccottiglia, da fattucchieri, da cerusici. In italiano fantascienza, cioè scienza fantastica, dove fantastico in questo caso è l'accezione degradante, cioè scienza delle tue fantasie strane, ma che non ha nessuna attinenza con la vera scienza, una scienza di fantasia. Quando si dice uno di fantasia di solito uno che fa schifo, no? Allora, oltre alle copertine che sono veramente, vabbè, un degrado totale, abbiamo degli esempi, un autore come Shakley, qui viene qui si vedono questi personaggi che sparano quasi da videogame, e qui il solito immaginario collettivo dei mondi, qui non ne parliamo, ma questi mondi così, questa cosa che neanche Wells aveva avuto il coraggio di mettere, non so, voglio dire, no? Questa è una cosa, l'altra è la denominazione. Poi, alcune cose che vanno assolutamente distrutte. Il genere predomina sugli autori, si parla, tutti conoscono la fantascienza, fermando una persona per strada sono sicuro che oltre Asimov non conosce nessun autore di fantascienza. Questo è uno dei pochi casi in cui il genere predomina totalmente sugli autori, nemmeno il genere giallo, che è il parente ricco secondo me della fantascienza. Tutti conoscono Harry Quinn, tutti conoscono i principali autori di giallo, perlomeno i personaggi come Nero Wolf, eccetera, no? Invece qui il genere ingloba gli autori, li minimizza, gli autori sembrano degli schiavi del genere. Si compra un libro di fantascienza, non un libro del tale autore che tratta di fantascienza. È proprio perché c'è un'associazione tra fantascienza, per esempio, e giallo, come se la fantascienza fosse un genere al pari del giallo, mentre certo. È vero che il giallo è un genere, poiché all'interno di esso vi sono alcuni criteri e elementi costanti che si ritrovano in pressoché la totalità degli autori, ma non è vero che la stessa cosa si possa dire della fantascienza, perché dentro la fantascienza possiamo trovare delle stravaganze misticheggianti. Certo, ma mentre nel film giallo alla Tolkien, fino alle estrapolazioni di tipo sociologico alla Macrino. Però il film giallo a volte non è totalmente giallo, no? Si può dire ultimamente il film Il Danno era un film, diciamo, di rapporti sentimentali erotici con dei risvolti gialli, no? In quel caso lì il genere non, di nuovo, non
era schiacciante. Se si fa un film che ha dei risvolti di fantascienza è impossibile, perché la fantascienza oggi è accettata solo nella sua accezione più totalitaria, cioè è un film che deve parlare di astronavi, di pianeti, di viaggi nel tempo e nello spazio, di mostri strani colorati, viola, verdi, arancio, cioè non c'è un film che ha dei risvolti fantascientifici. Vedete, film con dei risvolti gialli ci sono. Poi i libri non sono presenti principalmente nelle edicole. È difficile trovare in alcuni casi in cui hanno edizioni di lusso trovarli in libreria. Se uno va in libreria non lo trova. Nelle edicole è molto esposti nelle edicole delle stazioni, come la settimana enigmistica, cioè libri che sono passatempi e non cultura, no? Già poi con la fantascienza il lettore non è rassicurato, perché non controlla minimamente le situazioni che accadono, eccetera. Quindi è diffidente, quindi tende a sminuire ciò che non afferra. Qui bisogna, secondo me, cambiare completamente. Lasciare magari SF, perché ormai è una sigla internazionale, ma chiamarla per esempio Science of Future. Beh, non è male, SF è Science of Future. Ecco, ne proporre una società mondiale. Future Science, non è male. Eh sì. Diventa addirittura FS, un po' come Ferrovie dello Stato. Future Science. O Science of Future, proprio nella classica accezione arcaica. No? Science of Future. Perché sennò fiction vuol dire imitazione, vuol dire trucco, vuol dire falso, vuol dire finzione, appunto. E fanta vuol dire così, a casaccio, di fantasia, dove il cervello viaggia. Quindi io parlo appunto che è trattata come un romanzo d'appendice, come un nazional pop a forti tinte, dove le emozioni vengono provocate in modo scorretto, no? Tutto questo nuoce. Io parlerei proprio che bisogna andare verso la fantascienza, è l'apostrofo a fantascienza, cioè una scienza dove la fantasia non è l'elemento perturbante, non è una scienza diciamo sballata dalla fantasia, ma una scienza dove la fantasia trasporta la scienza nel futuro, ma non per falsificarla, per proiettarne le possibilità. Tanto è vero che parecchi scrittori di fantascienza hanno anticipato delle realtà, come Verne nel Viaggio dalla Terra alla Luna, ha ipotizzato già tutta l'assenza di gravità e tutto quanto, no? Ecco, bisogna secondo me rivalutare un genere che si è quasi svalutato da sé, nelle scelte delle copertine, nelle scelte del tipo di lettore, nella fascia di interesse, nei posti dove è distribuito, nei titoli, in tutta l'immagine complessiva. Quella che è una letteratura a volte impegnatissima, specialmente dal punto di vista delle previsioni, delle posizioni sociali, è quasi letteratura politica, nel senso di polis, di città, di luogo, di tutti, di collettività. Qui viene gabbata come appunto roba a forti tinte da leggersi all'ospedale, da leggersi in treno, da leggersi quando si è in possibilità di usare in un altro modo il proprio tempo. Cesso per un attimo qui di intervento, vi do la parola a una persona che è un'autorità nel campo e che ha partecipato a quasi tutti gli ultimi congressi internazionali, che ci può dare, Roberto Quaglia, ci può dare delle informazioni recenti di prima mano su questa problematica, se viene trattata, se ci si rende conto. No, diciamo che in assoluto proprio non c'è la minima coscienza riguardo. Si considera arte di fantascienza tutto quello che ha a che fare appunto con la peggiore iconografia a cui noi ci stiamo riferendo, cioè questi mostri alati, questi esseri umani trasfigurati in modo assolutamente banale, queste entità aliene così ridicolormente antropomorfiche, no? Per cui vediamo che magari un romanzo che contiene invece delle estrapolazioni su forme di vita aliena molto interessanti, viene presentato invece con una copertina dove... Qui c'è un mondo addirittura con gli occhi, il naso e la bocca. Sì, è una... Addirittura le orecchie che sono fatte da altri due pianeti che sono dai lati. È una antropomorfizzazione selvaggia che viene perpetrata continuamente. E beh, questo è meglio che se tu ti avvicini alla telecamera, i lettori potranno vedere non l'obbrobrio, no, di questa iconografia... triste, no? Perché in effetti non rende merito al contenuto del libro, che invece vale la pena. Lo dico sulla fiducia a Shackley. Parliamo poi di questo di nuovo, che è allucinante. Qui siamo a livello di vampirismo di serie C. Ma questi sono ancora gli esempi migliori, perché poi di fatto ci sono esempi molto peggiori. Ecco, io ora sono anche scomparso dal video, no?
in questo momento appunto i libri la fanno da padrone, però anche qui di nuovo basta vedere queste orecchie causate da altri mondi, ma è incredibile, cioè è veramente sì, un insulto. Per lo stesso libro Karel Tolle aveva fatto una bellissima copertina per l'edizione italiana che era molto più bella. Beh, però qui anche siamo... Mondadori la sua parte l'ha fatta, nel senso che il cerchio che c'era già nei libri gialli ritorna nei racconti di Urania, nei libri di Urania. Ma certo, gli dà una... un declassamento volontario, inconsapevole. Poi magari gli scrittori ormai sono tutti presi dagli scrittori, non si domandano un attimo l'immaginario collettivo come li vede, come li legge. Qui bisogna interrogarsi, secondo me, su questo argomento, perché chissà quante persone potrebbero avvicinarsi al genere e agli scrittori, però con scarsa considerazione. Invece dovrebbero farlo con maggior considerazione, e questo andrebbe a vantaggio di tutta la categoria degli autori e di tutto il movimento, secondo me, che è un movimento di ricerca sociale e intellettuale. Sì. No? Il concetto è proprio questo, che il lettore potenziale, cioè il lettore già di altre cose e che della fantascienza non sa nulla, e che dei libri di fantascienza potrebbe interessarsi, del contenuto di essi potrebbe trarre giovamento, ebbene, costui di fronte all'involucro esteriore del libro, e l'involucro esteriore è la prima cosa con cui lui entra in contatto ed è quella che gli farà decidere se proseguire nell'esplorazione oppure no. Ebbene, è determinante. La convenzione è fondamentale. Lui in questo primo contatto ha un impatto che se io lo avessi rinunzierei senz'altro al proseguio dell'esplorazione, perché una persona che si interessi di antropologia, che si interessi, no, di psicologia, che si interessi di estrapolazioni scientifiche, che si interessi del futuro, no, che si interessi dei problemi dell'ambiente, no, dei problemi del futuro della società. Una domanda volevo fare. Ecco, di tutte queste cose qua, che quindi nei migliori libri di fantascienza avrebbe da trovare pane per i suoi denti, o meglio per il suo cervello, ebbene, di fronte a una copertina che mostri un'astronave con dei mostri tutti di acciaio e improbabili forme luccicanti e altri personaggi alati di dubbissima esistenza, si ferma, ecco, questo lettore potenziale si ferma, si gira dall'altra parte e va a cercare qualcosa di meno stupido, perché se c'è un nesso tra la copertina e il contenuto, e gli dice a se stesso: io del contenuto non so proprio che farmene. Invece il nesso non c'è, e quindi si vede come la strategia degli editori di accalappiare lettori tramite l'involucro esteriore, cioè la copertina, alla fine trovi i lettori peggiori, perché qualcuno trova, ma trova quella fascia di persone interessate a quegli elementi che poi nei libri non troverà, quindi persone che tenderanno a non gradire e non comprare proprio quei libri migliori, che invece sarebbe bene che la fantascienza potesse produrre un numero maggiore. Quindi cosa succede? Che i libri di fantascienza tendono a vendere dei prodotti inferiori al livello che potrebbero produrre, perché avendo delle copertine brutte vendono a persone a cui piacciono quelle copertine. Qualcuno brutte. Qualcuno c'è di intelligente tra i lettori che scavalca questo ostacolo, ma è una cosa successiva. Sì, però diventa una cosa un po' elitaria. Gli appassionati di fantascienza, quelli che le capiscono fino a fondo, i profondissimi, dico, significati di ricerca sociale e antropologica, non necessariamente proiettati nel futuro, ma a volte anche nel passato o in passati non avvertiti. Ci sono questi qua, ma fanno parte come di una confraternita segreta, non esternano molto, se non in modo snobistico, come non so, certi appassionati di jazz, di cool jazz, che tendono un po' così a sacralizzare questo loro interesse, a farne un privilegio di casta anziché un interesse globale, ecco, collegato con un sacco di altre capacità di analizzare dove sta andando l'umanità e dove finirà, dove andrà, dove arriverà. Questi valori non sono visti se non quasi in modo ironico, in modo come se fosse un giochino così sulle previsioni pazze dove andremo a finire di questo passo. Invece ci sono veramente dei racconti profondissimi, dei libri profondissimi, ma non da pochi
tempo, da quando, non so, c'è anche una certa moda del sociale. Pensiamo a Ray Bradbury, a certi suoi libri, a certi suoi racconti che sono veramente profondamente analizzati dall'antropologia, dalla sociologia, dall'umanità. E poi magari gli stessi libri vengono venduti con l'immagine di qualche improbabile extraterrestre in tutta argentata, abbracciante una donna dai seni abbondanti e i fianchi stretti, cioè che è un invito a leggere qualcosa che con la testa affilata in un'ampolla da pesce rovesciata, e che è un invito al lettore a leggere un romanzo che si presenta come una bella favola semi porno, perché se io vedo due belle tette immagino che di queste tette si faccia menzione o minzione dentro il libro, e è anche un uso, no? Sì. Io voglio, a quel punto pretendo ed esigo che di queste tette si parli, altrimenti non avrei comprato il libro, perché se compro un libro che mi presenta come sintesi del suo contenuto, no? Questa persona che esibisce queste parti. È vero, siamo quasi come i film di luci rosse, perché nessuno pretende di andare a vedere un film a luci rosse e aspettarsi qualcosa di artistico cinematograficamente parlando, no? Sbaglia antropologicamente. In quel caso vediamo che la confezione rispecchia il contenuto. Certo, perché la gente sa già cosa si aspetta e mai viene delusa in questa aspettativa negativa da qualcosa di positivo. Invece qui veramente se c'è un contenuto che non corrisponde alla confezione è quello di questo genere letterario. Genere letterario che anzitutto bisognerebbe smettere di considerare genere così potente, no? Perché si fanno i congressi sul genere, si fanno le riviste di quel genere, si continua a insistere sul genere spersonalizzando completamente gli autori, perché secondo me si sbandiera troppo il genere. Bisognerebbe dire che uno scrittore è uno scrittore tout court, che poi il settore di cui si occupa non è poi così importante in assoluto. Semmai sono importanti i risultati che ottiene a partire da un certo argomento che sceglie inizialmente, ma non necessariamente ha bisogno di canoni così rigidi e di strutture così scontate come quelle che si aspetta la gente quando sente dire fantascienza. Quindi secondo me la fantascienza è, anche se molti degli operatori non se ne accorgono, è veramente autodegradata a letteratura minore per colpe precise e si può fare qualcosa, ecco, si può secondo me invertire questa tendenza, cambiare la rotta, a patto che ci si renda innanzitutto conto dall'interno di come si è visti. A questo proposito basterebbe secondo me andare in giro a filmare, intervistare in varie lingue persone della strada e far capire un attimo agli autori di fantascienza, che a volte si beano tranquillamente della loro sicurezza, del loro genere, quanto nuoce questo atteggiamento in assoluto. Si potrebbe specificamente, e potremmo anzi formulare in questa sede, in questo istante, un proposito di messa in atto, sì. Di messa in atto di un sondaggio specifico. Anche con questionari o con filmati. Io andrei con un filmato per la strada a fare una serie di interviste esibendo e vedendo le copertine, qual è la percezione pubblica. Esatto. Mostrando la copertina, no, di una classica pubblicazione di fantascienza, per vedere che cosa l'individuo che si trova per la strada, quindi... Ma anche per studiare un questionario di domande, che poi nel montaggio tagliamo le domande, facciamo una domanda e poi colleghiamo tutte le risposte con la domanda di seguito. È interessante, facendo un filmato di questo genere, montato, non è scioccante, montato, poi lo facciamo doppiare, lo doppiamo in inglese, no? con sottofondo con, delle parole originali, con, in modo che rimanga con Peter, e a quel punto abbiamo un documento da poter esibire anche in un congresso europeo per dimostrare la nostra tesi che le pubblicazioni l'iconografia pulp, nel senso più deteriore del termine, cioè popolarissimo, che adesso poi qui pulp c'ha anche un sacco di altri significati, ma comunque questa cosa sempliciotta, questa versione minore, no, insomma, vabbè, mi sembra che abbiamo fatto il punto della situazione. Abbiamo messo a fuoco il tavolino rotondo adesso cessa, sì, la sua funzione momentaneamente, possiamo smontare il tavolino rotondo, sospendiamo un attimo, si riprenderà prossimamente, prenderà e lui si porta via il tavolino rotondo.